al terzo piano cercando la corda, lui non sente. Ma guarda te, io non ho parole. Il gioco è bellissimo, per carità, però ma c'ha i suoi problemi. Però su PS5 non ce li ha, per fortuna. Cioè, oddio, ce li ha, ma molto molto di meno. Però la cosa bella è che quella copia che hai comprato quando c'aveva la Play 5 ce l'hai. Certo. Ma lo sai che si possono portare i dati? No, si può condividere l'account. Sì? Sì. Non lo sapevo. Funziona allo stesso identico modo. Uguale identico. Ah, che bella cosa. Cioè, quindi io continuerò a rubare soldi a tutte le case produttrici. Secondo me comunque è una cosa che fanno apposta, per certo guadagnarci di più. Ma voglio, perché la gente le compra di più così. Non tanto compra di più, è proprio loro in qualche modo riescono tipo a trovare, perché cioè sicuramente loro quando comprano le chiavi dei giochi da Ubisoft, per dire, no? Comprano a meno di quelle che le compri tu. Le comprano a meno. Quindi che loro gli arrivano 50 euro, 100. Cioè loro ci hanno guadagnato comunque 25 euro su una chiave, capito? Esatto. E tu, e lo quindi compri a loro 70, non gliene frega niente. Il gioco non sta mai a 70. Se il gioco invece, se il gioco invece io aspetto a comprarlo, perché io aspetterò a un gioco single player, lo aspetto a comprare. Sì. Cioè, però è tutto lo scarichi i control con Plus. Sì. Dicono che è carino. Cioè, hanno dato pure la versione PS5 insieme. Mancano pochissime ricchezze e ho finito pure il 100. Il 100 è l'unico che ho completato. Voi non è Cent ma Kent, giusto per dire. E allora è un quartiere di Londra, è pure enorme, Sì, ma là veramente le conquiste, non finisci una che te ne rovina altre 30, te ne fa sfonare, madonna. Io che volevo finire la storia in poco, poi dedicarmi a quello, non lo posso fare perché c'ho mille conquiste da fare. E quella è un po' la parte noiosa, secondo me. Perché hanno allungato il brodo tantissimo. Ma in realtà non è vero. Non lo so, con chiunque ho parlato si è lamentato questa cosa. Mi trovo d'accordo. La storia è bella, ma alcune a un punto, secondo me, può concludersi. Invece la continuano. Ah, tu dici dopo Sigurd si poteva concludere tranquillamente. Sì, poteva finire lì. Sì, è vero, questo è vero. Hanno allungato un po' troppo il brodo, è vero. Però mi è piaciuta tanto l'idea di Asgard e lo Jotunheim. Hai visto che figo che è? Mamma mia. Porca tra... Io non ho fatto l'ultimo capitolo di Asgard, ma tra un po' lo farò. È troppo. Cioè, tanto bello. Sto al 300, sto... Cioè, già dalla prima boss fight che fai con quel tizio enorme, guarda, è bellissimo. Sto al 303 alpha, cioè, nel senso... Vabbè, io al 200 qualcosa. Però, madonna, lo devo riprendere. Sto al 308. Mi sa che la prossima volta che ci sarà qualche aggiornamento da fare, io lo riprendo, basta, cioè. Devo finire, porco due. Ma sì che lo devi finire. Cioè, tu hai ucciso la Fulke? Sì, listo.
Ancora ci sta qualcosina. Penso un'altra ventina di missioni. No, no, ce ne stanno un paio. Soprattutto c'è una missione abbastanza importante, a mio avviso, che è l'ultima veramente importante. Perché ti... non so se l'hai fatto tu l'Hervushire. Oddio. Prima di... Non lo saprei. Forse sì, forse sì. Quello col barbone che tu vai tipo nelle montagne. Vicino Jorvik. Oddio, ah no, no, allora no, non l'ho fatto. Quello è importante che lo fai perché io sto cercando lui... di seguire un ordine mio mentale, perché... perché non sarà mai l'ordine giusto quello che sto seguendo. Perché veramente le missioni sono tantissime e poi ricordarti di fare tutto è un casino. La parte più difficile secondo me è farmare lingotti oro, quelli d'oro. Tungsteno mi sembra che si chiama. Ne ho una cifra. Ti giuro, quelli lì con l'esplorazione ti vengono, cioè te li danno tranquillamente, ma se non esplori ha voglia a trovarli. Certo, però io sai che trovo difficoltà nel ferro. Il ferro, cazzo, si compra ovunque, ma io ogni volta... Io lo compro dagli empori, perché è l'unico metodo. Cioè, perché per farmarlo in giro per la mappa ci metti una vita. Cazzo, è questo che mi sparava. Voglio riprovare l'ultima volta a cercare sto... Però poi non lo trovo. A Canterbury. Alfa, tu come l'hai preso il tesoro, quello che sta a Canterbury, dove ci sta il maiale che parla? No, non ci sono arrivato al maiale che parla. Sì, fidati, sei completato i cosi del Kent. Ah, eccolo qua. Altro onestamente non mi ricordo. Cioè, giuro, non ho giocato da 2 mesi. Ti posso fare share play un secondo? Ora no, sto in partita. Ok. Non finisco, cazzo. Sì. Questo come corre, porco due. Un sì di merda. Dai, Eivor, porca troia. Sei sotto tiro. Una taglia pure mi hanno messo. Non c'ho materiali, porco. Sta radio. Vuoi sapere dello share play? È come prendere, perché se mi dà una mano a trovare magari l'entrata, perché... E usarla in corvo. Sì, ma... Cioè, io so dove...
d'entrata. Sei morto? Posso avviartelo? No, sono in 14. Dimmi quando vuoi. Oddio. Perché l'entrata l'ho trovata solo che mi dice: trovo una chiave per aprire questa porta. E dico, la chiave, io. La chiave però sta dietro questa porta, quindi. Provo a girargli intorno, poi se che ci sta un qualcosa da far cadere, da rompere. Guarda, io mi sono girato intorno tanto tanto. O può essere che sia un punto di missione. Di conseguenza non te lo fa fare ora, esatto. Così poi ci devi ritornare in futuro. Il Kent è un Winchester per caso. Kent e Winchester, io per esempio. Kent l'ho finito, ma il Winchester l'ho appena iniziato. Ma il Winchester è Kent? No, sono due diverse. Allora no. Il Kent l'ho già fatto. La prima di Pucchio. Sembra di sì, è prima di Pucchio. Allora può essere un punto di missione. Perché sì, avevo detto, essere. Se non sbaglio, che quello si prende solo se vai nello studio. Però no, non è uno studio quello, mi sto sbagliando con un'altra cosa. No, che alcune volte sono tipo nei sotterranei che ci passi con le missioni, che tipo ti spawna il tipo da una missione, lo uccidi e ti dà la chiave. Però non spawna. Molte volte nelle fortezze dove ci stanno tipo i libri, no? È così. Dimmi. Ho buggato il cavallo, non riuscivo a controllarlo. Il cavallo è la cosa di... A me una delle cose... di luto, quanto bello il lupo comunque. Peccato che non puoi avere. Non mi va di spendere soldi. No, perché altro ti serve una berserker, che è quella un po' più costosina. Che ti dava in teoria l'armatura più forte del gioco. Oh! Che è uscita la carolinga. Che cazzo mi tiri le? Vabbè. Infatti io non ho capito perché hanno messo così col Twitch Prime l'armatura più forte. In tutto il senso. E hai vanificato tutto il gioco. Tua zia mandaloriana. Ma questa mi voleva cecchinare col fucile, guardalo. Trovato l'ingresso? No, l'hai skippato. Me ne sono andato perché. Ah, ok. Secondo me, come dici tu, non ha senso che quella chiave sia... oltre la porta, che dovresti aprire. O c'è tipo un passaggio subacqueo, ma non credo ci sia l'acqua là. No, no, c'è solo... una porta vicino che è completamente bloccata, che non ti... cioè... non so manco a cosa serva. Vabbè, allora no. Sicuramente qualche missione, per forza.
Mamma mia, Excalibur è troppo forte. Ah, mi ha detto un amico mio che ha preso il martello di Thor, che è devastante. Alf? Comunque, mi ha detto un amico mio, sì, che ha preso il martello di Thor, che è troppo forte. È troppo forte con i fulmini, perché ne fa una marea di danno, proprio tantissimo. Poi se lo potenzi pure bene, top veramente. Non penso si sta arma più forte. Poi se la metti in combo con la lancia d'Odino, addio. Cioè, il boss li shotta. Mori. Vediamo sta safe dove si chiude. Buonissimo, ce l'ho qua. Che vi pusho tutto e due. Canzoni da brigantina, credo che ho finito l'armatura adesso. Sì? Nice. Buono. Io qua la ce l'ho tutta, però fa schifo. Beh, però... mori. Mori pure te. Ciao fratello.
comunque questo gioco è una bomba, però ci sono alcune cose che boh, alcune cose un po' strane. Però boh, ci sta una cifra. Tipo il cavallo lo devono fare molto super veloce. A voglia. Che in alcuni punti si blocca. Cioè, secondo me rimane tutto molto pesante. Cioè, mi devo fare 2000 metri col cavallo che va lento. Cioè, me rompo un po', no? Concordo.